Antonio Marino nasce il 10 giugno 1950 a Pucciagnello, in provincia di Caserta. La sua è una famiglia numerosa, madre, padre e 7 fratelli. Nel 1970 fa domanda per entrare in polizia. Nel 1971 è arruolato in polizia. Guadagna 90.000 lire al mese, 50.000 le spedisce a casa. Il 12 aprile 1973 Milano è avvolta da una cappa di forte tensione. È prevista una manifestazione organizzata dal Movimento Sociale Italiano. Per paura di nuovi scontri, il prefetto Libero Mazza vieta fino al 25 aprile tutte le manifestazioni di carattere politico in un luogo pubblico. Ma i giovani neofascisti non ci stanno e si danno appuntamento in piazza Tricolore. Ad aspettarli i poliziotti della quarta compagnia del terzo reparto Celere. Antonio Marino e i suoi colleghi della seconda compagnia sono in piazza Cavour. Sono di rinforzo, pronti ad intervenire in aiuto ai colleghi allineati in piazza Tricolore. Verso le 17.45, in piazza Tricolore, la tensione esplode. I giovani neofascisti iniziano il consueto lancio di oggetti. Oggetti metallici, pietre ed una bottiglia Molotov. Ma questa volta c'è un'inquietante novità. Un manifestante lancia una bomba a mano. Cade vicino all'edicola, esplode e ferisce un poliziotto ed un passante. La polizia risponde con una carica e lancio di candelotti. I manifestanti si disperdono ma non demordono. Gli scontri proseguono nelle vie adiacenti. La situazione precipita. Deve intervenire anche la seconda squadra di Antonio Marino. Arrivano in via Bellotti, si allineano. Un nuovo lancio di oggetti da parte dei manifestanti. Una nuova risposta della polizia, con un lancio di candelotti fumogeni. All'improvviso un boato. I manifestanti scappano, la nube si dirada. Per terra c'è il corpo immobile di un poliziotto. Quel poliziotto è Antonio Marino, 22 anni. Antonio Marino si è accorto all'ultimo momento di quell'oggetto che volava verso di lui. Forse pensa ad un blocco di pietra o al più ad una bottiglia Molotov. Istintivamente alza lo scudo di plastica per respingerlo. Ma quell'oggetto è una pericolosa bomba a mano. Si infila tra lo scudo ed il petto del giovane poliziotto. Deflagra. Per Antonio Marino non c'è scampo. Anche un altro poliziotto è ferito, ma il bilancio poteva essere molto più pesante. Vicino al marciapiede i poliziotti trovano un'altra bomba a mano. Fortunatamente non è esplosa. Nel frattempo la delirante violenza dei manifestanti non si ferma. Si spostano in piazza Ascoli, assaltano il liceo Virgilio. Di fronte al liceo c'è un bar, solitamente frequentato da studenti di sinistra. I neofascisti lo devastano, rubano le bottiglie e sparano. Sulla vetrina si conteranno 9 fori di pallottola. Infine si spostano in Viale Romagna, alla casa dello studente. All'interno del pensionato, uno studente straniero è preso dal panico e cerca di fuggire lungo la grondaia. Cade e riporta una frattura scomposta del gomito. Alle 19.30 tutto è finito. In poco più di un'ora di follia, la zona di Città Studi è stata devastata da un'orda di manifestanti. A terra resta il corpo di un giovane poliziotto, Antonio Marino.